visto ieri entusiasmante dibattito sul TG3, una roba noiosissima. Ma mi puoi spiegare bene cosa avete idea di fare per l'Expo? Perché mi sembra di capire che volete, però non volete fare l'Expo. Cioè, cos'è che volete fare esattamente? Allora, la nostra posizione sull'Expo, anche qua, è chiarissima. L'Expo è un progetto concettualmente da 800, vecchio di 200 anni, perché quello di spostare in massa delle persone verso un punto fisico per pubblicizzare dei beni, qualora anche questi beni siano da pubblicizzare, è davvero un concetto ormai anacronistico. Per cui, questo è un aspetto. Mattia Carise, che è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, aveva proposto a suo tempo la possibilità di sfruttare l'attuale fiera, quindi l'attuale già zona che si poteva sfruttare per l'Expo, e aggiungere a queste zone i vari punti dislocati per tutta la città di Milano, così da far, come dire, distribuire in maniera anche più intelligente, perché creava turismo anche nei confronti della città di Milano, di gestire in questo modo l'Expo. Evidentemente non è passato il concetto, ma non è passato perché evidentemente ci sono altri tipi di interesse. Quindi noi ci opponiamo a questa logica e ci opponiamo anche perché questo modo di portare avanti un progetto vecchio ha delle conseguenze purtroppo terribili attuali, e che sono cementificazione ancora di una zona del Nord Milano che è davvero assolutamente e totalmente degradata, quindi significa andare a peggiorare una situazione locale già altamente disagiata. Significa andare a consumare ancora suolo agricolo, e oggi consumare suolo agricolo per noi è un atto criminoso, perché dobbiamo tornare ad avere la sovranità alimentare in regione e in tutta la nazione ovviamente. E quindi anche in questo senso ci sono delle rigidità da parte nostra, non perché siamo quelli contro per partito preso, ma perché proponiamo un modello economico assolutamente alternativo. E poi la cosa che ha fatto tanto scandalo è stato il fatto che abbiamo detto che questo tipo di progetto apre le porte, è appetibile ed è innegabile che sia appetibile alla criminalità organizzata. Ricordiamo che la regione Lombardia è la quarta regione per infiltrazioni mafiose. Il fatto che sia appetibile è ovvio il motivo. Quando ci sono ingenti capitali, lì va il mafioso. Se noi invece puntiamo, come chiediamo noi del Movimento 5 Stelle, a piccole opere pubbliche di intervento che vanno a favorire la filiera corta, chilometri zero, la gestione dei rifiuti fatto con raccolta puntuale, porta a porta, eccetera, 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 non generiamo nemmeno quella formazione di grosse somme di denaro che sono appunto attaccabili dalla criminalità organizzata. Quindi indirettamente facciamo anche lotta alla mafia, criminalità organizzata. E quindi in questo senso gli era fatto tanto scalpore, perché se si intende il progresso, avere l'Expo e spenderlo come il progetto che risolverà i problemi occupazionali della Lombardia, beh, questo è uno slogan elettorale, perché non è vero. Basta vedere i cantieri di alcune delle infrastrutture che stanno proponendo in Regione Lombardia. Vi ricordo che ci sono 800 chilometri preventivati in Regione Lombardia di nuove autostrade. Ci spacciano questi 800 chilometri come possibilità di generare occupazione. In realtà io sono andata in un cantiere di una di queste opere e si vedono le case abitative, quelle mobili dei vari operai, perché sono case abitative temporanee, terminata l'operazione immediata di lavori di questa opera infrastrutturale, l'operaio rientrerà, tornerà a casa sua e chiude il livello occupazionale che si era generato. Quindi è un tipo di occupazione questo, breve, precario, e lo dimostra la Piedemontana con i suoi morti, e quindi anche molto insicuro. Quindi il proporre un modello alternativo economico è visto proprio in questo senso, il generare quindi anche un'occupazione stabile, duratura nel tempo e sicura, e anche qualitativamente migliore. Lo accendi. Ma le penali? Cioè sulle opere pagate? Ma bisogna valutare tutto, sì. Se ormai è fermabile o meno. Brontieri del Corriere. E volevo chiedere questo, al di là del fatto che vi presentate giustamente in Regione Lombardia, anche come avete detto chiaramente, per modificare completamente il funzionamento di quello che succede, ma la vostra idea di organizzazione dello Stato è favorevole alle regioni, o siete più favorevoli all'esistenza, dico, delle regioni, o invece, scusate, non suona,
o invece puntereste di più sulla parte comuni, sulle province o cose del genere? Allora, un punto... Un punto fondamentale del nostro programma è l'eliminazione delle province. Sapete che oggi è un tira e molla, no, su questo aspetto. Oggi va bene, domani non va bene, poi le aumentano, poi le riducono. Quindi questo è un punto fermo. Per quanto riguarda la questione territoriale, è chiaro che noi valorizziamo tantissimo i comuni. Tanti di noi attivisti nascono e anzi rimangono anche legati al proprio territorio, quindi fanno attività politica anche da anni all'interno dei propri comuni. Io stessa ho sempre operato su Paderno Dugnano, anche perché lavorando sul proprio territorio, come dicevo prima la collega in Brescia oggi, si lavora su quel duplice fronte che è il web, perché noi appunto, come dire, siamo gli esperti del web, ma si rimane collegati ai cittadini e quindi sul proprio territorio. Il livello regionale e nazionale noi non lo contestiamo, come ovviamente può notare, ci candidiamo anche per un livello regionale, contestiamo quello provinciale, ma quello... Sì, 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 se no non ci saremmo candidati. Infatti noi non ci candideremo mai a livelli provinciali. Mi interrompo, cioè secondo me, visto che esistono, fate benissimo. No, 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 perché non è vero, perché allora esistono anche le province e noi non ci candidiamo per le province. No, 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 perché come dire, cioè non siamo incoerenti in quello che proponiamo. Se proponiamo l'eliminazione delle province perché le vogliamo eliminare, perché riteniamo che non siano inutili nel momento in cui esiste la regione e il comune. Per cui non ci proponiamo nemmeno in termini politici, invece riconosciamo il ruolo regionale e comunale e lì ci candidiamo. Non troverete mai il Movimento 5 Stelle nelle province. L'idea che è leghista, ma però astraiamoci un attimo dal fatto che sia leghista. Di macro regioni, secondo voi ha senso o no? Non abbiamo fatto ragionamenti su questi aspetti. Esatto, perché poi riguarda una tematica nazionale, visto che riguarda una tematica nazionale, che diventa un discorso di risparmio e di raccoglienza. Sì, sì. Andiamo su una tematica. Non che uno vuole abolire una roba così. Che sia, non stiamo dicendo che se l'hai vista, non ti preoccupare, sarà registrato e quindi i leghisti lo saranno contenuti. Allora, no, a parte questo, allora partiamo anche da un principio: le regioni, anche come sono state create, non sono state create con un'identità sociale, politica forte. Le regioni sono state create come dei confini amministrativi legati a una. Nel momento in cui sono state create, sono state utilizzate dei confini che erano utilizzati ai fini statistici, semplicemente perché c'era una ripartizione dello Stato in determinate aree sulle quali venivano fatte le considerazioni statistiche. Questo quando sono state create le regioni, quindi di fatto è un'entità che non esiste e non esiste, diciamo, politicamente e socialmente. Andare a parlare ancora di macro regioni del nord sono solo in questo momento idee un po' folcloristiche, chiamiamole così, della Lega, né più né meno. Abbiamo ben altri problemi che non andare a ragionare su micro, macro regioni del nord, perché sappiamo che anche quell'idea dell'accorpamento delle macro regioni del nord è solo ad un fine, che è quello di dividere ulteriormente l'unità nazionale, per cui noi per adesso ci sta bene così, nel senso che questo è l'ordinamento dello Stato, in questo ordinamento dello Stato ci inseriamo e in questo ordinamento dello Stato momentaneamente le priorità sono ben altre che è quella di andare a discutere di, diciamo, di macro regioni, perché credetemi, anche se ce la spazzano come un risparmio, quando accorpi, altro è abolire le province dal punto di vista politico, come elemento politico in cui semplicemente elimini i politici provinciali, punto, senza andare a toccare le competenze magari di personale o altro, ecco già il primo passaggio, e poi ragionare sulla riorganizzazione dei servizi. A livello regionale un accorpamento è una cooperazione comunque costosa, perché stiamo parlando di accorpare e riorganizzare totalmente i servizi in una grande area, e non è vero che come già faccio è un risparmio, forse un risparmio a lunga scadenza, ma in questo momento abbiamo immediatezza di interventi da fare, quindi non perdiamo tempo appresso a queste spade un po' di politiche momentanee.